i Bella Domanda. Dottore, buongiorno. Dottoressa. Scusi, non l'avevo riconosciuta. Dottoressa, mi è rimasta la carbonara sullo stomaco. Ah, carbonara pancetta. Sì. Pancetta maiale, maiale carne, carne Satana. Madonna. L'ha mai letta la biografia di Mogol Battisti? No, però immagino grandissimi, niente carne. Questo non lo so, però ho sempre pensato fossero una persona sola. Invece sono due. Cazzo, sì, sono due, sì. Mogol Battisti. Sì, sono due, sì, ma Mogol è il nome di Battisti, scusi. Ah, anche lei che si improvvisa massaia, comunque. No, no, voi signore sicuramente. Siete... Signore? Signorine. Le sembra una donna? Con tutto il bene proprio no. E allora insiste. E dice dottoressa. Dottor Marco Essa. Dottor Essa. Dottor Essa. Allora se lo dice con rinculo lo capisco. Se no insomma. Quali lei. Senta, si può togliere sta fascetta da figlio dei fiori? Veramente non è professionale. Non è una fascetta da figlio dei fiori. Questo è un laccio emostatico. Porca miseria. Lo metto se no mi sale sangue al cervello. Ah, inizio a capire qualcosa. Comunque sì. Per darle qualsiasi cosa ho bisogno di un... Un incitamento, vai doc, no, vai no. Dottoressa, vai, dammi qualcosa. Siamo capiti, per curarle la carbonara. Non è una malattia la carbonara, non è che mi faccio curare la carbonara, è difficile. Ho comunque bisogno di uno scarabocchio dei medici, come si dice? La ricetta? Per quante persone? Una. Uno, un ovetto, pierrosso, lo sbatte, pecorino, parmigiano. Dottoressa, sì? Dottoressa, va benissimo anche un placebo così prende... Si dice placebo. No, i placebo sono un gruppo rock. E quello è Umberto Tozzi. Ma lei è farmacista o cosa? Scusi. Io sono mantenuto. Sono mantenuto? Faccio niente da mattina alla sera. Mi andava di scambiare due parole, ho visto la farmacia aperta. Ho detto scambiamo due parole col farmacista. E abbiamo scambiato farmacista e mantenuto. Ed eccomi qua, farmacista. Ci avete scambiato le parole farmacista e mantenuto? Due parole. Ah, geniale. Di fianco a lei mi sento un coglione. Ma non dica. No. Genio, coglione. Scambiamo due parole. Ma volentieri. Ma cos'è, uno scherzo? Ma scusa, un gioco? Dottore. Uè, uè. Non è dottore? Come no, sì. E mi fa uè, uè. Dottor uè, uè. Cos'è, napoletano? Salernitano. Vabbè, salernitano. Ma non è uguale, eh? Dottor uè, uè, omeopata. Ah, mi perdoni. Io, omeo bianco, tenere male pancia. Che miseria, scemo, razzista e scemo no, pure, se mi dà un cachet. Ma non ti do manco un euro, giovanotto, cominciamo a guadagnare qualcosa, bandenù. Un cachet, dico una pillolina. Ah, chillo cachet? Ah, e non si dice cachet. Si dice cacchetto. Cacchette? Tenga cacchette, tenete cacchette. Devo proprio dire... Dottor, tenete cacchette. Sì, tenga ancora carbonara, un goppo stomaco. E questa è la pancetta, eh? No, sì. L'uovo. L'uovo? Gallina, carne, pancetta. Nato prima l'uovo o la pancetta? Ha mai letto la biografia di Jimi Hendrix? Chi è Jimi Hendrix? Io pensavo fosse una persona sola. No, guardi, glielo giuro, è una persona sola. Non è vero, sì. Non è una persona sola. Sì. Killer è pieno di amici. Lei scriveva chi tene denari tene a primiera. Ma giocava a scopa Jimi Hendrix. Ma che cazzo ne so. Ma infatti. Ma chi tene a cacchetta tene premuro. Attenzione. Carola. Eccoli qua, bella domanda. Uè. 3 minuti per cui è stata stoppata la vostra esibizione perché siete andati oltre di pochi secondi. Allora, siccome voi siete un duo, l'abbiamo cotanto duo. Come sono andati, Ale Franz? Bravi. Indubbiamente molto bravi. Molto belli i testi, a me sono piaciuti molto i testi. Molto surreali, un po' alla Bergonzoni, quindi tante cose belle, poi che ritroviamo anche nella nostra comicità, quindi bravi, non possiamo che dire bravi. Buoni. Magari mi guarderei un po' di più. Cioè, guardatevi un po' di più, perché è vero che noi siamo tutti qui, però noi guardiamo anche due persone che si guardano, forse è un po' più bello, guardatevi tra di voi. Selvaggio Lucarelli. Secondo me siete i comici più maturi passati su questo palcoscenico quest'anno, i più completi, sia nel... poi al di là di come andrà, non so se sarete vincitori, io parlo proprio di maturità nel senso che avete la costruzione, avete un meccanismo divertente, consolidato, siete proprio efficaci e bravi. Grazie. Dino Battantuono. Mi sembra una cosa riuscita, è bello il ritmo, mi sembra che ci sia veramente... della qualità, insomma, poi avete fatto un bel lavoro, si vede che avete lavorato in questo periodo, mi sembra che ci sia stato veramente un impegno. Ruffini. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao. L'altra volta eravate un po' in bilico, vi avevo strappato una promessa, portate un bel pezzo.
E l'avete fatto. Bravi! È uno dei testi più interessanti che abbiamo sentito quest'anno. Veramente, davvero, è una roba surreale. E poi molto divertente che a tre quarti c'è sempre questo rovesciamento, che potrebbe essere una nota di stile, che potrebbe essere davvero qualcosa che vi connota per bene. Complimenti, bravi. Grazie mille, grazie. Allora, forza miei cari giudici, è arrivato il momento più importante per loro. La domanda è sempre la stessa, li mandiamo alle votazioni. Prego, Ale Franz, sì o no? Sì, sì, assolutamente sì. Un sì portato a casa. Selvaggia Lucarelli, sì o no? Sì, sì, sì. Due sì portati a casa. Siete alle votazioni finali. Ci vediamo alla fine della puntata. Ciao. Grazie. Grande Fascetta.